Allora, i dati sono stati rappresentati dal Presidente Bonaccini e dall'Assessore Priolo, per cui segnano di per sé una gravità, un'eccezionalità della situazione che io ho avuto modo di constatare anche personalmente, direttamente attraverso una ricognizione aerea dei luoghi particolarmente interessati, ed è visibile poi attraverso le spiegazioni dei tecnici la stazionarietà di una situazione di una, insomma, di una certa gravità, e quindi io voglio dire, sono qui, ci tengo a dirlo, per dare il segno tangibile, oltre quello che è già stato fatto direttamente, della presenza, doverosa presenza del governo al fianco della regione Emilia-Romagna, al fianco dell'Emilia-Romagna e delle popolazioni colpite. E il governo farà la sua parte, come ha detto il Presidente, c'è stato contatto diretto anche della Presidente Meloni, del collega Musumeci. E io sono qui per manifestare la vicinanza anche dal punto di vista di quello che ha detto il Presidente essere la priorità del momento, che è quella della salvezza delle vite umane, quindi del soccorso delle persone, che ha la priorità ovvia su tutto. Il governo è già schierato per tutto quello che dovrà venire nell'immediatezza successiva, cioè la ripresa della normalità, anche tutto ciò che può avere, come dire, una funzione di indennizzo dei territori, ma adesso abbiamo la priorità di portare avanti questa complicata azione di soccorso delle persone. Abbiamo ragionato su come mantenere vivo il raccordo che c'è tuttora, io mi complimento e mi compiaccio, e quindi anche io mi associo a tutti i ringraziamenti tra tutte le componenti del servizio di protezione civile, le prefetture, la regione, i comuni interessati, quindi le province, insomma tutte le componenti, tutti i vari livelli di governo territoriale di questa complessa attività. È difficile, abbiamo ragionato su, adesso ecco, visto che il tema è il soccorso, di come essere all'altezza, insomma, di una difficoltà di situazione determinata dal fatto che molte delle zone interessate sono proprio sotto l'acqua, sono peraltro alcune di queste interessate anche da fenomeni di distacco dell'energia elettrica, di complicazione delle comunicazioni, quindi abbiamo pregato prefetti e sindaci, insomma, di immaginare anche tutto ciò che può sollecitare anche le chiamate di soccorso. Per parte nostra abbiamo già un impegno molto forte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, abbiamo oltre 700 uomini già attivi sul territorio, altri insomma in incremento progressivo, 100 mezzi di varia natura, specialistici di varia natura per il soccorso alle persone, si va dai mezzi aerei come gli elicotteri specializzati nel salvataggio col varicello, altri ne stiamo in qualche modo recuperando per mandarli qui su questo quadrante, mezzi anfibi, mezzi sia gommoni, insomma ecco tutto ciò che occorre per la specificità di un'emergenza come questa, che è molto insidiosa. Ringrazio anche l'esercito, che abbiamo in qualche modo, altra componente del nostro sistema, che abbiamo, col quale ci siamo raccordati per darci una mano nell'aggregazione qui di altri mezzi di soccorso. Quindi noi ci saremo, ecco questo volevo dire, manderemo anche delle unità di personale civile a supporto delle prefetture, insomma anche degli uffici, perché c'è bisogno adesso, quando man mano che l'emergenza si articolerà e si svilupperà, c'è l'esigenza sul territorio di dare una mano ai sindaci, soprattutto nelle province che sono interessate, perché ci sono piccoli comuni, quindi piccole amministrazioni che si trovano a fronteggiare un'emergenza molto grande rispetto alle dimensioni ordinarie dei comuni stessi. Io ecco, quindi rinnovo davvero tutta la vicinanza, doverosa vicinanza, quindi non è solo un atto di cortesia, doverosa vicinanza dello Stato e del Governo alla Regione Emilia-Romagna, e con la mia presenza ho voluto anche proprio diretta qui testimoniare anche questo, quindi anche quello che è il messaggio che il Presidente Meloni ha cominciato già da stamattina a dare con quel collegamento dal Giappone, ma mi ha pregato di portare questo senso di vicinanza del Governo. Grazie.